Pronti? Via! Sabato 23 ottobre è partita la tanto attesa stagione agonistica per i campioni d'Italia della CMB Santa Lucia. I romani, con il tricolore ben cucito sul petto, trovano il loro primo avversario che si chiama Aurora Assicurazioni Cantù e che non ci sta a lasciar passare facilmente i magnifici di Coach Di Giusto. Sul parquet di Via Ardeatina due quintetti profondamente diversi. Da una parte dei mostri sacri come Andrea Pellegrini, Sofien Meaoui e Matteo Cavagnini. Dall'altra i canturini rispondono con un roster giovanissimo, fatta eccezione per capitano Gianni Nazzi e il giramondo Fabio Raimondi, da quest'anno a Cantù. Sarà forse proprio per la freschezza dei guasconi di coach Bregna che il primo quarto di gioco si chiude con il Santa Lucia sotto di due punti. 15-17 il parziale, che fa pensare che qualcuno a Roma non ci è venuto in gita. Secondo quarto di gioco e la musica cambia. Salgono in cattedra i vicecampioni d'Europa, lo scudetto non gli bastava. E con un devastante parziale di 12-4, il Santa Lucia mette in chiaro una cosa: nella capitale non si scherza. Al break il parziale segna però un incoraggiante 27-21 e ci ricorda che Cantù ha messo piede in Serie 1 solo nella scorsa stagione. Al rientro in campo i centimetri sotto canestro si fanno sentire. Nonostante un Cavagnini sottotono, i campioni del Santa Lucia si impongono con il solito Meaoui a fare la parte del leone. Dalla parte di Cantù non bastano i 12 rimbalzi dell'ottimo Andrea Pedretti. La piovra Pellegrini arriva sempre un attimo prima. L'esperienza paga. Altro parziale da KO, 7-0 in 3 minuti. E il penultimo quarto si chiude con i ragazzi di Coach Di Giusto sul 46-33. L'ultima frazione di gioco non ha più nulla da dire. Si gioca sul velluto. L'appagamento di uno scudetto vinto all'ultimo secondo sembra non esistere. Finisce 61-46, una pacca sulle spalle ai Lombardi e i romani con tanta voglia di cannibalizzare ancora una volta il campionato di Serie 1. In conclusione, la ciliegina sulla torta per il Santa Lucia. Il neo acquisto Jacob J. Counts nella prossima partita scenderà in campo. Il pivot, classe 1980 di Covington, Kentucky, dopo aver firmato un contratto della durata di un anno con il club della capitale, potrà rinforzare la già consolidata compagine dei campioni d'Italia. Non ce ne sarà più per nessuno? Lo scopriremo.